Arrampicata Golden ha l'onore di presentarvi Massimo su Polifemo. Polifemo è un lunghissimo tiro di 7A. Qualcuno dice sgradato a 16, più non è assolutamente vero, io l'ho fatto. È un 7A anche abbastanza duro perché è lungo e continuo, e continuo e lungo, con i chiodi messi abbastanza lontani. Quindi è sempre arrampicata no big come facciamo noi, ma non così tanto no big. Ho messo così il video perché altrimenti non si vedeva una cippa. Massimo ha il caschetto che mi comprerò. Sì, ma secondo me da come stai andando un po'. Era importante proprio. Ma fino ad erano distrutte. Con le ash. Con le ash. Prima scarpette. Con le ash. Le planche di granito. Andando un po'. Che erano un po' più. Io ti vengo molto sotto. Infatti, però, così niente, oh, no, quel primo passo mi ha recuperato. Io non avrei fatto così, avrei prima moschettato dove tu eri chiuso, impossibile andare. Mi sarei tirato su un piede, che io fastidio, ma il piede vince. Sembrava un dono con la suola. Sembrava un dono con la suola. Bravo, dai. E le avevo comperate a Lanzo. Aspetta un po', hai detto la marca la... Asolo. Le Asolo non erano quelle che erano a puzzole. Ok, l'hai messo benissimo. Erano verdi. Erano quelle lì che erano sembrate come plastica. La gomma nella forma onda. C'erano tre colori. Verdi, rosso e arancio. Asolo. Puzzavano in un modo allucinante. Sì, perché non traspiravano tanto. Comunque io le prime placche lì in Val di Sero ho fatto tutto. Ma anche lì che le scarpette dell'anno sono state sono. C'era, puoi capire, c'era Marco Blatto che era un ragazzino. Non l'ho chiamato cavallo, ma era un ragazzino Blatto. Aveva. È bravo comunque, ha tirato un sacco di vie. Prima era piccolo, poi è diventato bravo. Sì, ha chiodato un sacco di roba, ma ci sei. Anche roba più accettabile di quella che c'era già. Non so, era simpatico. Se la contava un po' troppo, non lo so. C'era, no, c'aveva un po' di nomea com'era? Ma no, è che in quegli anni lì ricordate che c'era Trombetta che era forte, apriva lì delle vie molto, magari più dure delle Trombetta sue. Trombetta era uno che anche rischiava abbastanza. Però rischiava anche tanto, mentre Marco apriva delle vie magari più contenute, più per far felice anche più di ripetere. Aveva qualcosa che... La gente non so, non... Ma perché la gente, quando se tu fai una via, la tua è molto più dura e la sua è più facile, ma la gente va tutta a fare la sua e la tua non te la considera, no, magari c'ha anche aveva qualche atteggiamento, un po' così, cioè che sì. Se la tirava, dicevano, ma io poi sinceramente lo conoscevo. So, io non lo conosco così bene. Lo incrociavo. Ci ho scalato mezza volta insieme perché avevo un'amica che si chiamava Miriam, però comunque... Perché io sono andato prima a Trombetta e dopo sono andato allo specchio. Forse perché erano un po' invidiosi perché dicevano che lui stava bene. Viveva un po' di rendita, non lo so. Però all'epoca. Perché poteva scalare un po' più degli altri. Sono andato a fare una delle sue vie lì, non so se in primavera. Non mi ricordo più. È Falesia. Però mi era piaciuta. Sì, ma è. Quell'ambiente, l'ambiente sai, è sempre stato un po' così delle volte, un po'. Sì. Ma poi si era tutti. Consideriamo anche che eravamo tutti ragazzini. Quando c'hai tra i 20 e i 30. C'era tutti più giovani. Non sicuro i commenti di uno più qua. Io lì. Pallone di sesso, non è andato. Meglio di prima, eh. Ho fatto un paio di. Mi hai staccato totalmente le mani. Poi la sera ti accampavi lì. Ma no! Ma perché quando si andava. Era il periodo di. E facevi massi. Ne sai, solo quelle due tacche merdose, schifose da strizzare. Andavo lì e andavamo alle tenai. Poi dopo le tenai andavamo su piano. Ma noi hai detto che ci piaceva quel granito lì, ci piaceva trovare le orque lì. Passo esterno, bravo, non per casino. Allora, Valle Orco, Bassoana, poi... Tengo bene. Senta Marco, se mai andato. No. Dai. Io non ho dato una volta con me. Renzo Luzzi, Mare di Percia. Ma Renzo Luzzi, sai chi è stato il mio animatore? Dovevi prendere la reazione, cioè dovevi scegliere un dietro.
era pieno di pietre. Ah, okay. Guardo solo più te. Era tutti pieni. Un attimo di. Un attimo che al passetto. Abbiamo provato qualcosa. La stessa storia. Vai Max. Con la scuola in curva. Vai Max, si attacca e non sui piedi. Boh. Sì. Qual è dietro? Ce n'era 4 o 5. Ma guarda che Giulia. Vai, va. Vai. Il buco. Spartaco è andato a fare la grazia. Bravo, Max. Non importa con che mano ci arrivi. Noi cazzo non abbiamo mai provato Spartaco. È andata di culo. Ci sono andati 4 volte. La fai adesso. Ma andare all'attacco al curmo per una via di 200 metri. In giornata. Perché non siamo andati a bivaccare. Ma all'epoca si facevano queste cose. Ale. Dai che riposi sulla rovescia. Dov'è? Vai. Vai Massimo, Sì, su. Devo volazzare un'altra volta. Da qui non lo vedo. No, non volazza niente, bravissimo. Vai Massimo, dai. Dai che poi ci offri da Ti ricordi che hai riposato lì, hai tirato piede. In alto il piede destro, ecco, bravo, quasi un incastro di ginocchio. Male. Ti ho visto bene, lì. Trovati la tua posizione di riposo, un po' più a sinistra. Oggi? Stavo a casa. Allora, ieri bravo. Ha finito i soldi per quando ha perso il portafoglio. Dove? Dove bravo. Ha detto che sarebbe andato ieri. Ma dice che si è fatto cosa? Male la spalla lì al. Sì, lì riposa, torna nuovo. Tre manate vai a quello, ancora sopra su quelle due ronche, riposi di nuovo. Veloce in fessura stavolta. Ci vai e ci incastri dentro. Se aveva male alla spalla. Adesso su. Ale, così. Me l'ha detto? Sì, Massimo, non dai. Mettila, dai. Per i soldi, no? Come no? Così bravo. Interessi. Dai, che vai su alle manettone. L'avesse forse capitato a qualcun altro, lì che gliel'avrebbe contata. Dio qua per di portafoglio. Non è che lui non gli capita mai niente, no? Ma stavolta è passato da peso. Ma gli è uscito dalla tasca, certo, se lo perdi da qualche parte 10. Però occhio, perché metti in tasca così. Sai cosa? La cosa che non avevate detto, che molti, non so, mettono il portafoglio nella tasca di. Bravo! E io anche, certo. Bravissimo! Ma fanno in fretta meglio. Bisogna metterlo in una tasca che è davanti, la chiusura. Alema. Dai, quelle che possono tornare al canale a rompicare qualcuno. Secondo me oggi c'era possibile. Un attimo e vai a sinistra e va coperto. Sto cercando anche qua oggi. C'era coperta, sì. Così dato che rodo fuori ci facciamo tutta la palese degli amici e ci facciamo tutti i tiri. Sono 6 tiri. È moschetta. Non è che bello la palese degli amici. Ma c'è anche adesso. Perlomeno 6 tiri c'è adesso. Dai che è un'altra roba adesso. Sono 3 tiri. Io ne ho fatti 2. La maggior parte sono tutti tiri belli. Da anni abbiamo fatti io, due. Io a questo punto, se riesco a fare un 6 A sono già contento. Ma sì, ma sono tutti 6 A tranne un 6 A. Cioè, 5 6 no, 4 cioè, 6 A. Non sono un contento. 6 A più e un sono 6 contento, però è un 5 tanto. Buoni. Di tanto non è che. Non esagerare, Rodo, essere contento. E poi mi piacerebbe andare lì. Mi piacerebbe andare lì a fianco al. Dove siamo andati l'altra volta che si è messo a piovere? A fianco all'acido formico lì a sinistra. Ah, lo sperone del grande ritorno. Ti hanno chiodato quei tiri. Sì, lo sperone del grande ritorno. Io vorrei andare a vedere quella falesia lì a Val di Lanzo. Andiamo. Come si chiama? Sono in ferie, io. Massimo, ti seguo, di Lula di Mondrone. Quella falesia non che non stare. Ma io non posso, è ripida. C'è la via di Quinto. No, c'è la via di Quinto. Per il momento, ma sono morti. Quando potremo andiamo. Io per il momento non posso. Io e lui di Mondrone ho fatto una cosa. Andare a Dai. Deciso. Molto meglio di prima, alza il piede. Bravo. Molto meglio, Respira. Fresco.
Stamattina è ripido. Sì, ancora un passo e uno scherzi, dai. Dove hai detto te? Cristo, se io potessi partire presto. Un attimo adesso. Davvero, perdone. Dai, Emma. Capire quando c'è il sole e quando non c'è. Non c'è la relazione. Ale Massimo, vai in cima, in cima ancora, per moschettare, vai ancora. Dai, che è fatta. Dai, alza i piedi, in cima, così, moschetta. No, poi magari basta guardare la cartina. Vai, vai dentro, verso l'albero, dai, entra dentro coi piedi. Dai Massimo, sono due movimenti e arrivi a quella verticale, non cadi più. Dai, nell'albero. Così, non so fare. Dai. Andando. Sì, sì, un attimo. Dai, Ale, amico, dai, Cerca di riposarti, Passa il rinvio quando arrivi in catena, se è più facile. Metti il rinvio, vale lo stesso. Si chiude più facile. Ale, Massimo. Non ti emozionare. Vai, non ti emozionare, vai. Ok. Vai. Ma quasi è arrivato? Sì, manca la catena. Stai, non proprio, ma non manca molto. Vedi la catena, la passi verde. Ah sì. Dai, sporgi fuori. Ditemi quando va, Ah, c'è ancora un pezzo. No, no, c'è 3 metri, neanche. Ma è più facile lì? No. No. Faccio ma la ricordo, non è più facile, allora. No, 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 mi faccio un cazzo. Mi ricordo male. Ale, dai Massimo, Così, stai in lolò. Moschetta dalla zeppa, bravo! E dai! Catena? Sì. Bravo! Vai ancora, vai ancora! Non toccarla la catena, cali! Fatto! Così no, però cazzo devi prendere la presa! Uguale, non moschettare. Non mi moschettava anche la catena. Sì, ma siccome è allungato. No, ma riuscivo solo che al Cristo di cosa l'ha finito per moschettare. Io sul 6C volevo moschettare tutti i posti, stavo cadendo. Poi so. Perché non si apriva, del booted. Fatta tutta bene, pulita? Sì, sì. Vai manovra, mettila meglio che puoi, più sicura che puoi, lascia anche un rinvio. È stato bravissimo. Ok. A tutti, anche al cane. È una brutta. Sì, vabbè. Di solito lo dicono sempre.